Ci sono dei momenti in cui effettivamente un tifoso come me, Juventino, deve fermarsi e capire effettivamente quello che sta succedendo. Quello che è successo, le notizie questa mattina che sono venute fuori casualmente prima della partita di calcio del Coppa Italia, di norma, come sempre, vengono fuori. Di cosa sto parlando? Facciamo partire la video di apertura e poi ne parliamo. Allora, mi rivolgo a voi. Intanto io vi ringrazio, siete tantissimi, grazie mille dei commenti, ci mancherebbe, però parlo a voi come diciamo spettatori, spettatori che effettivamente devono capirci qualcosa come me. Perché effettivamente mi sembra un po' strana la cosa, mi sembra quasi una barzelletta. Perché ci sono due cose: o viene fatto un qualcosa di notizie perché deve esserci un guadagno da parte dei media, dei social, quello che volete voi. Però mi domando anche voi se effettivamente è strano che tutte le volte che la Juventus affronta o deve affrontare qualcosa di importante vengono fuori notizie eclatanti, come era quello prima, diciamo, della partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona, in cui si aspettava il risultato dell'udienza per quanto riguarda le plusvalenze, casualmente è arrivata un'ora e mezza prima, che ha un pochettino, può darsi anche fortunatamente destabilizzato, ma succede spesso. E cosa succede questa mattina? Che la Gazzetta dello Sport, perché bisogna stare attenti di quello che è dello Sport, ha dichiarato che attualmente la UEFA sta pensando di tenere fuori la Juventus, anche se dovesse vincere anche l'Europa League, rimanere fuori per quanto riguarda il discorso fair play per le coppe europee per i prossimi anni. Mi sono chiesto, può essere vero, può essere non vero? Sicuramente non è certamente una notizia per quanto riguarda l'ambiente interno della Juventus, è un fattore destabilizzante. E casualmente queste notizie vengono fuori, no? Queste famose notizie sono notizie destabilizzanti, perché casualmente queste notizie segrete vengono fuori sempre comunque prima, diciamo, di un avvenimento importante di cui fa parte la società Juventus. Adesso attualmente è subentrata la UEFA, perché effettivamente non bastava avere i 15 punti indietro, provvisori sicuramente, e quindi diciamo che mentalmente il tifoso juventino sia un pochettino tranquillizzato, no, viene fuori anche notizia ulteriore, che noi attualmente, anche se dovessimo vincere, diciamo, l'Europa League, dovessimo vincere l'Europa League, effettivamente c'è sempre il rischio che la UEFA ci tenga fuori dalle coppe europee per il discorso del fair play finanziario, che anche lì potremmo aprire una parentesi, anche perché effettivamente attualmente non è esistita nessuna dichiarazione, diciamo, per quanto riguarda i bilanci, perché effettivamente la Juventus fino adesso ha dato in mano tutte le carte, quindi non c'è stata nessuna risposta. Però stamattina casualmente la Gazzetta dello Sport ha dato questo annuncio. Prima di chiudere volevo solamente chiedere a voi cosa ne pensate. Sicuramente non è certamente una posizione molto bella in Italia, perché si sta continuamente parlando di Juventus, si sta parlando continuamente di Juventus non sul campo ma esternamente, e molti social, molti testate giornalistiche, qualsiasi cosa che magari sono anche a pagamento, ne stanno approfittando. A questo punto questa è la mia idea, che molte persone, molte, diciamo, strutture, società, stanno guadagnando su queste cose qua. Poi che sia vero o non è vero, vedremo, il tempo dà la risposta. Però è pazzesco la coincidenza, nel momento in cui esiste, diciamo, una partecipazione della squadra di Juventus in una competizione che può essere Coppa Italia o l'Europa League o anche campionato, prima di un big match o di qualcosa di importante vengono fuori queste notizie. È quello che la cosa mi preoccupa un po', che magari a lungo andare può anche stancare, ma noi tifosi juventini ormai siamo da tempo ormai salubri di queste notizie qua, quindi da un lato mi può anche preoccupare, ma da un lato posso dirvi che ci avete rotto i coglioni. Punto e chiaro.
Noi ci ragioniamo al prossimo video, vi ringrazio, commentate e condividete se la cosa vi può interessare, fate conoscere, diciamo, la mia opinione di quello che voi magari potete dire magari diversamente e noi ci ragioniamo al prossimo video e come dico sempre, fino alla fine e ribadisco sempre, noi contro tutta questa merda. Ciao ragazzi.